Sapevate che nel 95 Nintendo ha bloccato lo sviluppo di Yoshi Racing, un titolo dedicato al dinosauro verde? Si trattava di un progetto di Argonaut Games, software house che aveva già lavorato a Star Fox e al Super FX chip per la renderizzazione 3D. Stando a quanto racconta Jed Sun, abbiamo proposto un prototipo di gioco con Yoshi. Sarebbe stato il primo platform 3D della storia. Nintendo non aveva mai permesso di usare i suoi personaggi a compagnie terze, e purtroppo non lo concesse neanche a noi. Un ex dipendente di Argonaut ha una versione un po' diversa e dichiara che Yoshi Racing sarebbe stato un gioco di corse nel quale Yoshi correva e saltava per un canyon. Allora è un platform o no? Forse si trattava di un racing game senza macchine per distanziarsi da Mario Kart, nel quale gli Yoshi avrebbero corso a piedi per i colli tridimensionali. Scartato il gioco, il rapporto tra Argonaut e Nintendo si spezza. E Yoshi Racing diviene Croc Legend of the Gobbos, uscito praticamente ovunque, ma non su console Nintendo. Jed Sun ha poi detto che Yoshi Racing avrebbe fortemente influenzato Mario 64. Direi che c'è del risentimento.